Benvenuti in Giugno in Gioco, appuntamento mensile dedicato ai videogiochi di strategia e simulazione. Anche questo mese abbiamo un bel elenco di giochi in uscita, molti indie, ma anche qualche AAA. Cominciamo! Il 1 giugno uscirà Bicycle Sim, un gioco che ci metterà in sella ad una bicicletta per correre sia in pista che fuori strada. Oltre alla corsa dovremo anche costruire e personalizzare la nostra bicicletta in officina. Questo titolo di esordio di Nivran dovrebbe uscire in versione completa, ma la demo, che probabilmente si può vedere dalle immagini, non mi ha particolarmente impressionato. L'officina è parecchio confusa e la fisica di gioco permette persino il doppio salto. Vedremo se il gioco finale sarà meglio di quanto presentato. 2 giugno uscirà Pile Up, gioco di esordio di Remove. Si tratta di una sorta di city builder o tower builder verticale. L'aspetto che traspare dal trailer sembrerebbe una sorta di mix tra strategia e puzzle. Risorse da gestire ed esplosioni possono movimentare la partita in questo gioco che appare avere un aspetto più piacevole rispetto ad altri titoli simili usciti in passato. Il gioco uscirà in versione completa, al momento non è disponibile una demo, ma a quanto ho capito potrebbe essere disponibile dopo il rilascio. Il 2 giugno sarà il turno per un sequel che personalmente attendo, Super Mega Baseball 4. Se per caso vi è capitato di assistere ad uno dei miei rari ed estemporanei stream, saprete quanto mi diverte il primo titolo della saga. Non ho provato gli altri due titoli, ma qui mi sembra che Metalhead stia parzialmente tornando alle origini, con personaggi leggermente caricaturali, team misti e in generale quel tipo di divertimento attorno a quello che considero il miglior gioco di baseball mai fatto. Il titolo precedente ha il 92% di recensioni positive su Steam. Il gioco uscirà in versione completa, ma alcuni stadi verranno aggiunti durante l'estate. 5 giugno ci spostiamo a Monaco di Baviera per City Driver, un simulatore di guida urbana dove dovremo completare varie missioni guidando per le strade del centro della città bavarese, ricreate fedelmente. Il gioco è sviluppato da ViewUp, noti per Train Sim Vienna, 80% di recensioni positive. Sarà disponibile in italiano. Avevamo provato questo titolo durante la Steam Next Fest di più di un anno fa e finalmente il 7 giugno uscirà Espresso Tycoon, gioco nel quale dovremo gestire il nostro bar, potremmo inventarci ricette di caffè e altre bevande per soddisfare i bisogni di una varietà di clienti in altrettanto varie location. Titolo di esordio per Dreamway Games, questo gioco uscirà nella sua versione completa con interfaccia e sottotitoli in italiano, disponibile una demo. Se luglio è il mese del Tour de France, giugno è il mese dei videogiochi di ciclismo. Come ogni anno abbiamo due titoli, entrambi in uscita l'8 giugno. Il primo è Tour de France 2023, nel quale controlleremo un singolo ciclista lungo le strade di Francia. Lo sviluppatore è sempre Cyanide e il gioco dello scorso anno non ha raggiunto le 100 recensioni. Anche questo capitolo sarà disponibile con interfaccia e sottotitoli in italiano. Il secondo titolo dedicato al ciclismo che uscirà l'8 giugno è Pro Cycling Manager 2023. Si tratta del più noto manageriale di ciclismo che ci permetterà di gestire la nostra squadra in una serie di gare ufficiali o immaginarie del calendario 2023, tra cui naturalmente anche il Tour de France come competizione meglio costruita. Sviluppato sempre da Cyanide, il titolo dello scorso anno ha ottenuto l'84% di recensioni positive, interfaccia in italiano anche in questo caso. Rimaniamo su due ruote con il terzo titolo in uscita l'8 giugno, MotoGP 23, il gioco annuale ufficiale dedicato al campionato di motociclismo sviluppato come al solito dall'italiana Milestone. Il titolo dello scorso anno ha ottenuto il 79% di recensioni positive su Steam e anche per questo capitolo naturalmente sarà completamente tradotto in italiano.
9 giugno sarà il turno di Rise of Jericho, un particolare city builder ambientato 10 millenni fa, nel quale costruiremo la prima città del mondo. Una inusuale visuale laterale e uno stile retro rendono questo titolo molto diverso da quello che ci si aspetterebbe da un city builder. Si tratta del titolo di esordio per Sudaka Games, una nuova casa cilena che sta sviluppando almeno 3 titoli molto diversi tra loro. Se c'è un sottogenere di gestionale che non ha ancora un buon titolo, è quello dei simulatori di compagnie aeree. Il 9 giugno Avia Corporation proverà a riempire questo vuoto. Si tratta del secondo titolo di Elusor Games, ma del primo gestionale fatto da questa compagnia. Potremo giocare a Avia Corporation in italiano. 12 giugno è prevista l'uscita di Brewpub Simulator, un work simulator nel quale gestiremo un pub che produce birra artigianale. Questo gioco è sviluppato da Star Drifters e distribuito da Movie Games, gli stessi distributori di un altro famoso work simulator, Gas Station Simulator, 87% di recensioni positive su Steam. Brewpub Simulator avrà l'interfaccia e i sottotitoli in italiano. Sempre il 12 giugno è prevista l'uscita di Space Rain, un ambizioso gioco spaziale che vuole mettere insieme il livello logistico-manageriale, la creazione di astronavi, il controllo tattico delle flotte in battaglia e la simulazione di combattimento pilotando un singolo veicolo. Titolo di esordio di Propulsive Games, uscirà in Early Access. Il 16 giugno sarà invece il turno di Park Beyond, gioco manageriale che ci permetterà di costruire un nostro parco di divertimenti. Come standard nella tipologia di questo gioco, avremo delle giostre preesistenti, mentre potremo progettare da zero montagne russe e simili. Rispetto ad altri titoli simili, però, qui abbiamo a che fare anche con alcune giostre non verosimili. Sviluppato da Limbic Entertainment, stessi autori di Tropico 6, titolo con l'87% di recensioni positive su Steam, questo gioco uscirà completamente tradotto in italiano al prezzo di 50€, 80 per l'edizione deluxe. Il 16 giugno sarà il turno di F1 23, gioco ufficiale del campionato di Formula 1, anche quest'anno sviluppato da Codemasters. Il titolo dello scorso anno ha ottenuto solo il 69% di recensioni positive su Steam. Il gioco è localizzato interamente in italiano e costerà 70€ per la versione base, 90 per la Champions Edition. Dal 19 al 26 giugno si terrà la Steam Next Fest, nella quale sarà possibile giocare per un periodo limitato a molte demo dei giochi in uscita nei prossimi mesi. Tra i titoli che abbiamo già visto in anteprima dovrebbe essere pubblicata la demo di Arms Race 2 e il prologo di Death Road Tournament. Anche per questa edizione penso di provare almeno una demo e magari qualcosa di più. Troverete tutte le demo che ho provato nelle precedenti Next Fest nella playlist Proviamo sull'homepage del canale. Il 27 giugno è prevista l'uscita di Sky, un city builder dove costruiremo una città su una piccola isola volante. Lo stile a voxel ci offre qualcosa di diverso e probabilmente più astratto rispetto al genere. Sviluppato dalla casa ucraina D-Basic, gli autori di Afterglow, altro titolo completamente di diverso genere. Il gioco uscirà con interfaccia in italiano. Il 30 giugno uscirà Lawgiver 2, un complesso simulatore politico nel quale potremmo interpretare qualunque ruolo, da quello di un attivista a quello di un capo di governo, in multipli sistemi parlamentari di diverse nazioni giocabili in giro per il globo. Il gioco originale ha ottenuto l'84% di recensioni positive su Steam, questo sequel sarà rilasciato in Early Access.
E concludiamo con Forge Industry, un gioco nel quale dovremo costruire un insediamento medievale, forse fantasy, basato sulla raccolta di materie prime e la produzione di armi e altri oggetti in metallo. Si tratta del titolo di esordio per Bite Me Games. E diamo un'occhiata a come sono andati i giochi dello scorso mese. L'unico gioco che non è uscito tra quelli che vi avevo segnalato è I Am Future Cozy Apocalypse Simulator, che uscirà l'8 agosto. L'unico gioco che non ha raggiunto le 100 recensioni invece è Welcome to Goodland, che in realtà era ancora un gioco di aprile. Diamo un'occhiata ora a come sono andati i giochi con più di 100 recensioni. Peggiore gioco del mese è purtroppo Cook Serve Forever, con il 50% di recensioni positive. Sinceramente a me il gioco non dispiace e potete trovare la recensione sul canale, ma posso ben capire come gli appassionati dei precedenti capitoli siano rimasti delusi dal nuovo e semplificato, o anche più casual, sistema di gioco. Abbiamo quindi all'undicesimo posto Subway Simulator Hamburg con il 51% di recensioni positive. Al decimo posto Last Holiday col 54%. Last Holiday, se vi ricordate, è quel gioco che sembra My Summer Car ma in Repubblica Ceca. Al nono posto Railway Empire 2, che sembrerebbe aver deluso gran parte delle aspettative e ha solo il 60% di recensioni positive attualmente. All'ottavo posto Above Snakes con il 73% di recensioni positive. Al settimo Darkest Dungeon 2 con il 75%. Avevamo visto Darkest Dungeon 2 in una miniserie, mi sembra, di 3 o 4 episodi. Al sesto posto Car for Sale Simulator 2023, 76% di recensioni positive. E mi sembra un valore bello alto, anche il numero di recensioni per un gioco che pensavo veramente andasse molto peggio di così. Al quinto posto uno dei grossi titoli dello scorso mese, che è Age of Wonders 4, 82% di recensioni positive. Al quarto posto Machiavellum, il gioco di combattimenti di robottoni, ha preso il 90% di recensioni positive. Do Not Feed the Monkeys, praticamente appena uscito, ha già il 92% di recensioni positive. Shogunners al 93%. E al primo posto Tiny Life, un gioco simile a The Sims ma fatto con grafica più verso, più retro, più pixel art, è il miglior gioco del mese con il 94% di recensioni positive, almeno stando a chi ha comprato il gioco su Steam. Diamo ora un'occhiata alla classifica annuale aggiornata. Nella classifica annuale ci sono solo i giochi con più di 1000 recensioni. Il peggior gioco dell'anno, tra quelli che hanno venduto un po' su Steam, è Wild West Dynasty con solo il 33% di recensioni positive. Al 14° posto abbiamo Kerbal Space Program col 52%. Ancora le patch non sono state sufficienti per salvare questo gioco. Operation Arch Doorstop, gioco militare gratuito, 66% di recensioni positive, leggero miglioramento dallo scorso mese. The Great War Western Front, 74% di recensioni positive, prende il 12° posto. All'11° posto Meteor Maker, 75%. Meteor Maker è il gioco in cui si costruiscono dei labirinti e delle basi, sostanzialmente, nel quale poi dovranno arrivare degli avversari. È una sorta di multiplayer asincrono. Darkest Dungeon 2 arriva al 10° posto con 75% di recensioni positive. Al 9° posto Hotel Renovator col 77%. All'8° Age of Wonder 4 con l'82%. Spaceborne 2 è al 7° posto con l'85%. Machiavellum 90% al 6° posto e con 90% anche Juno New Origin
del gioco spaziale che sto ancora giocando, di cui c'è una serie in corso, ed è notevole il risultato che sta avendo rispetto appunto a Kerbal 2, che sulla carta Kerbal 2 dovrebbe essere molto meglio. Al quarto posto abbiamo SimRail, The Railway Simulator, 92% di recensioni positive. Al terzo Root of Pacha col 93%, al secondo Big Ambition con il 94% e al primo posto, sempre con il 94% ma con più recensioni totali, abbiamo Contraband Police, gioco Working Simulator che ha fatto veramente successo nei primi mesi dell'anno e che sembra vendere ancora abbastanza bene. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Ricordo che ho una pagina su Steam dove pubblico tutte le mie recensioni, trovate il link in descrizione. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere la prossima puntata, che sarà esattamente tra un mese. Alla prossima!